Questa è la stessa dimostrazione della legge di Biot e Savart proposta dal libro Amaldi. Due fili paralleli distanti D, la formula di Ampère e quella di Faraday. Le correnti vanno nello stesso verso, il primo filo genera un campo B1 sul secondo. Il filo 2, essendo immerso nel campo induzione magnetica del filo 1, subisce una forza che si ottiene con la regola della mano destra numero 2. A sua volta anche il secondo filo I2 genera un campo B2 sul filo 1 e il filo 1 interagisce con questo campo B2 e subisce con la regola della mano destra numero 2 una forza attrattiva. Ecco quindi perché due fili rettilinei percorsi da correnti nello stesso verso si attraggono. Se le correnti scorrono in versi opposti, i fili si respingono. Siccome l'angolo tra il vettore B1 e la corrente che ne subisce l'azione, cioè la I2, è di 90 gradi, allora la formula di Faraday si semplifica in questo modo. Ricordiamo che I2 è la corrente che sente, cioè che subisce la forza magnetica, L è la sua lunghezza e B1 è il campo che esercita la forza. Dal confronto tra queste due formule, che esprimono appunto la forza magnetica, viene fuori il campo induzione magnetica B1 generato dal filo 1 sul filo 2. E questa appunto è la legge di Biot-Savart, che ci permette di calcolare l'intensità di un campo B prodotto da un filo percorso da corrente a una distanza D da lui.